Siamo all'interno del modello digitale del nostro cantiere. Di fronte a me vedo che nel modello è stata caricata una nuvola di punti. Interroghiamo in questo caso la nuvola di punti. Noi abbiamo associato la posizione del cantiere in Street View. Vado a fare i primi controlli da progettista. Vedo se tutta la cartellonistica obbligatoria per norma è presente. Ma possiamo applicare anche delle modifiche. Per esempio, se secondo me il silos non deve essere presente in quella posizione o addirittura nel modello, posso andare ad eliminarlo. Clicco, confermo e vedo che l'oggetto è stato eliminato anche dal modello. Posso interrogare magari il mio ponteggio andando a guardare quella che è la scheda legata, in questo caso un PIMUS realizzato col nostro software di progettazione dei ponteggi. Veniamo qui e mi rendo conto che, guardandomi un po' intorno, qui manca qualcosa. Prendo dalla libreria online, oppure tra quelle che ho caricato già nel modello, un oggetto. Io mi avvicino, seleziono l'oggetto e lo vado a posizionare direttamente con le mie mani. Osservo un pochettino il cantiere. Posso attivare anche l'animazione solare, perché ovviamente, come abbiamo visto prima, il cantiere è geolocalizzato. Quindi se devo prevedere delle luci artificiali aggiuntive. Se questo era un cantiere scuola, chi stava navigando il cantiere doveva subito segnalare che qui c'era una mancanza e c'era un errore. Anche perché, vi faccio vedere, qui sicuramente nella realtà non mi devo trovare in questa situazione. In realtà virtuale posso accorgermi dell'errore e vivere questa scena in questo modo. Vedete, sono precipitato dal quinto piano. Quindi posso progettare, esplorare, ma tutto rivolto alla sicurezza e alla salvaguardia della salute delle maestranze.